Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Lego Fortnite. Allora signori, come promesso, proviamo questo giochino. Non vi preoccupate, non ci facciamo una serie. Volevo soltanto dargli un'occhiata, visto che ne parlano abbastanza bene, sinceramente. E è anche gratis, quindi sapete com'è. In realtà non sono neanche un grande appassionato di Lego, quindi non è che mi attragga molto l'ambientazione. Ma essendo un gioco survival, secondo me ci sta a provarlo. Allora, vediamo un po'. Dunque, parla col leader della squadra delle coccole. Dove sono? Chi sei? Chi sono io? Il mio nome è leader della squadra di coccole, è piacere di conoscerti. E tu sei Nordic Gaming? Esatto. Potrebbe essere pericoloso là fuori, meglio prepararci. Ciao. Ok, sì. Ragazzi, allora, a quanto pare questo è un gioco survival. Abbiamo fame, salute, temperatura da tenere in considerazione. E il mondo è generato proceduralmente. Quindi abbiamo una specie di mappa casuale. E adesso ci troviamo nelle praterie, in queste coordinate. Praticamente è molto simile a Minecraft, anche se non ci sono i cubetti qua. Raccogli lampone, aspettate. Con tanti elementi comunque di crafting, di building, eccetera, eccetera. Raccogli legno. Ok, ricetta di costruzione sbloccata a falò. Qualche cosina l'ho già vista. Praticamente, ecco, possiamo raccogliere tutte ste cose. Che mi ha dato? Tab inventario. Piante rampicanti e legno. Parti frondose tipiche dei cespugli delle piccole piante, le galline ne vanno ghiotte. Interessante. Abbiamo anche una pannocchia, attenzione. Mais, mangia per curarti e ridurre la fame, ok. Allora, a quanto pare la fame è quell'indicatore in alto a sinistra, infatti ci dice che abbiamo fame. Ci mangiamo lamponi. Vai. Ok, vedete come sale la nostra barra, perfetto. Voilà. Con il tasto Q apriamo il menu di costruzione, possiamo fare soltanto il falò per il momento. Fornisce luce e calore. Interessante. Che sto leader della squadra delle coccole qua vuole che ci parliamo? Mi sento che quelle risorse ci saranno utili. Un bel falò illuminerebbe e scalderebbe ogni cosa. Ok, va bene, sì, questa praticamente è una specie di guida che ci dà un po' di informazione all'inizio del gioco. Io perché c'è un personaggio femminile, me lo spiegate voi. Comunque, va bene, raccogliamo un altro po' di zucche. Sicuramente ci serviranno. Ah, il mais sono queste piante grosse qua. La legna la raccogliamo invece in questi mucchietti che troviamo in giro. Perfetto. Ci fa raccogliere anche le pietre, sì. Granito. Ah, granito si chiama. Allora, non c'è tipo un orario? No, non c'è un orario. Bisogna capire se il sole sta tramontando o sorgendo, ma penso che sia tramontando. C'è un villaggetto laggiù, attenzione. Pollo. Salve. Coccola. Cioè? Ma che carino. Oddio, ha droppato un uovo? Buono. Ah, ce lo possiamo mangiare direttamente l'uovo? Sì, ok, siamo sazi, quindi basta mangiare, però un altro uovo me la chiappo. Sapete com'è? Va bene, ok, diciamo che tocca chiaramente stabilirci da una parte, no? Giusto? Ora possiamo colpire, ok, tasto destro che fa niente. Possiamo solo menare. Dovremmo sicuramente farci qualche attrezzo, ok. All'albero non gli facciamo assolutamente niente. Pecorelle. Salve, possiamo coccolare anche voi? Che me date voi se vi coccolo? Fertilizzante. E lana. Ah. Sta cosa che le creature selvatiche ti danno già roba non è male, eh. Pensavo dovessi tipo allevarle prima. Oh, grazie. Questo, fertilizzante. Ok, raccogliamo tutto. Vai. Facciamo scorta di tutto ciò che troviamo all'inizio. Ok, è venuta anche la pioggia. Sì, beh, gli effetti grafici sono molto fatti bene, eh. Vedete? Anche la pioggia, carina. I riflessi sulla stradina. Sì, si vede che comunque hanno usato un motore grafico di ultima generazione, anche se poi la grafica è molto, molto semplice. Allora, raga, dunque, direi di dare un'occhiata qua. Vediamo che c'è in questo villaggetto. Che... Oddio! Chi sono questi? Brutti ragnetti. A cazzotti. Oddio, fanno male. Porca miseria, raga, fanno malissimo. Non ci abbiamo niente per menarli. Pecora, aiutami. Ecco, bagnatevi a lei. No, lei scappa. Va bene, va bene. Li affronteremo da veri uomini. Vai. Ecco. Ok, abbiamo menati, raga. Seta. Una ragnatela setosa rilasciata dai ragni. Ok. Bah, carina. Ok, perfetto, perfetto. È stato abbastanza easy, abbiamo perso mezzo cuore praticamente. Sta per venire la notte. Allora, indubbiamente dobbiamo farci un falò. Intanto qui entriamo nella prima struttura. Che carina però sta cosa che è fatta in Lego, eh. Peccato non si possa mettere la prima persona. Solo in testa si può giocare.
Cioè, presumo. Sì, che fa? Boh, non si sa. Allora, baule. Attenzione, esamina. Uovo, ok. Latte, addirittura. Freccia, ok. Perfetto, perfetto. Allora, raga, mettiamoci tutto nell'inventario perché nella barra rapida qua, sinceramente, vorrei qualche attrezzo, ma tocca costruirceli sicuramente, no? Vabbè, questa casettina di Lego, secondo me, fa il caso nostro. Giusto? Raccogli? Ma che è? No, aspettate, raga, però. Porca. Oddio! Porca miseria, raga, è esploso! Stiamo anche morendo di freddo, abbiamo impaurito tutte le creature qua. Scusate, scusate, non volevo far esplodere tutto. Allora, buoni, buoni tutti. Falò. Ho sentito un ululato che non mi è piaciuto. Mettiamo il falò qua. Ok. Perfetto, raga. Allora, il falò ci illumina sicuramente la zona. Spero ci tenga anche lontano i lupi perché laggiù c'è qualcosa di brutto. Che ci va a fare il falò? Niente? Non ci va a fare niente, però ci tiene al caldo. Perfetto, perfetto. Dunque, andiamo un po' qua, sempre nel menu di crafting. Ah, abbiamo sbloccato cose aggiuntive. Banco da creazione. Poi siamo su utilità, mentre qui c'è costruzioni. Capanno semplice. Ok, a destra ci dice cosa serve per farlo. Devo farmi quel banco da lavoro. Probabilmente poi ci permetterà di costruire tutti i vari attrezzi. Visto che è notte, possiamo occuparci di questa faccenda, giusto? Però il problema è che serve 5 granito. Tocca andare a raccogliere roba in giro. Ok. Oh, porca miseria. Ragazzi, arrivano degli scheletri. Oh mio Dio. No, 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 no. Mi posso prendere sempre cazzotti in bocca? Sì. Croce al piccone. Aia, porca. Raga, fa male il piccone, eh. Via, 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 via. No, ma è infestato di scheletri. Oh, porca miseria. Aiuto. Non salite sulle scale, vero? Non siete così intelligenti, giusto? Sì, che sono intelligenti. No. E mo che faccio io, raga? Hai freddo. Lo so, ma so troppi. Ma questi mi ammazzano, sicuro. Ecco, sulla pietra, ci arrivate? No. Non ci arrivano, raga. Porca. Ma lanciano le cose! Ok, va bene. No, ok, ritorna allo zaino per recuperare i tuoi oggetti perduti. Gli zaini sono segnalati sulla mappa. Va bene. Ok, è un mondo ostile a quanto pare. Mi piace la cosa, però. Mi piace, mi piace. Allora, siamo respawnati, ok. E dunque, ci diceva attorno allo zaino, presumo sia quella luce enorme che vediamo di fronte. Altro tizio con la torcia. Non è quello di prima, quello? Il leader delle coccole, là. Oh, leader, ma perché non mi hai aiutato tu? Continua, per fortuna ho la mia torcia. Sì, come possiamo prepararci? Ci serve un rifugio. Ok, sì, va bene, ma se magari mi davi una mano prima, non sarebbe stato male. Non ci segue neanche questo. Io vado a recuperare la mia roba. Sempre qui, maledetti scheletrini se ne siano andati, eh. Vediamo un po', tanto tra poco dovrebbe tornare la luce. Sembra non esserci nessuno per il momento. Sì. Allora, dov'è lo zaino? Tipo sotto la pietra il mio zaino? E non lo posso prendere, quindi? Interessante questa cosa. Qui c'è qualcosa che luccica. Carne. Ah, vabbè. Allora, raga, a quanto pare, non lo so, abbiamo lo zaino qua sotto, se è tipo buggato, però forse se riesco a farmi qualche attrezzo riesco a rompere la roccia, no? Giusto? Vediamo, vediamo che riusciamo a fare. Allora, abbiamo detto per il banco da lavoro serve 3 legno e 5 granito. Va bene. 3 legno e 5 granito. Bene, raccogliamo questo granito da terra. Legno, dobbiamo raccogliere sempre questi cespuglietti. Possiamo ancora distruggere gli alberi. Dovremmo avere tutte le risorse necessarie adesso, eh. Quindi Q. Banco da creazione, perfetto. Allora. Così, con la rotellina lo giriamo. Modalità allineamento, tieni premuto. Non so che cosa sia per il momento, ma va bene. Ce lo pensiamo dentro casa. Tanto abbiamo una casa già costruita, la sfruttiamo, giusto? Boom, perfetto. Ok, incarico completato. Torcia sbloccata, piccone. Attenzione. Ah, ecco, da qua dentro possiamo creare i primi attrezzi da lavoro. Quindi ascia, piccone. Serve del legno. E c'è anche la torcia. Perfetto. Allora, raga,
Raccogliamo un po' di risorse e ci creiamo questi strumenti iniziali. Ricetta sbloccata grilla. Ah, meno male, possiamo anche iniziare a cucinarci roba seria. Segheria, attenzione, abbiamo sbloccato un bel po' di cosette, eh. Costruendo quel banco da creazione. Presumo, da vero survivalista, la cosa migliore da fare è anche l'accetta, perché ci permette di raccogliere più legno dagli alberi. Vieni qua, i ragnetti mi fanno paura. Ecco. Ma tipo, se io prendo a cazzotti i cespugli... Ah, posso... Gli faccio danno, effettivamente. Danno anche delle risorse interessanti. Allora, devo assolutamente craftarmi il piccone e rompere questa roccia, perché non vorrei che ci scompaia lo zainetto con tutte le nostre belle cose. Quindi, piccone. E l'ascia ci serve ulteriore legna. Ma intanto andiamo qui e rompiamo tutto. Ammazza che piccone, raga. È gigantesco. Allora, dov'è questa? Vai. Spacca tutto. Boom. Attenzione. Ecco il nostro zainetto. Lo sapevo che eri qua sotto. Allora, la roba che abbiamo preso. Tutto ciò che avevamo prima, perfetto. Ci sono delle mucche laggiù. Ok, quindi adesso abbiamo un bel po' di risorse, a quanto pare. E abbiamo un sacco di animali qua che ci stanno riempendo di fertilizzante, o meglio cacca, in giro, ma... Prima o poi bisognerà anche, tipo, addomesticarceli questi, eh. Ecco, come Ark insegna, le creature vanno sempre addomesticate, raga. Mi piacciono molto però gli effetti che hanno messo. Guardate l'erbetta come si muove tutta perché c'è vento in questo momento. Molto, molto carina. Capanno semplice. Che ci serve il capanno? Ci abbiamo una casa. Preferirei farmi tipo il grill. Però ci abbiamo un altro baule qua, attenzione. Ah, ma questo è proprio una specie di garage? Beh, l'animazione è un po' orrenda, sinceramente, però... Carino. Cioè, questa è una casa che possiamo ristrutturare, presumo. Non lo so. È messa male, è diroccata, però... Secondo me è sistemata, non è male, se si può fare, eh. Allora, vabbè, visto che c'è il bauletto qua, raga, io direi che possiamo metterci tutte ste cose. Ok. C'è un tasto più veloce. Deposita mucchio. Ah. Ok. Non possiamo metterci troppa roba, effettivamente. Allora ci prendiamo la legna, il granito, che tanto ci servono per costruire... Facciamoci gli altri strumenti. Dopo aver mangiato un po' di lamponi. Magna magna. Mangiamoci il mais. Perfetto, siamo fullati. La notte bisogna stare preparati, raga. Quanto pare si invadono gli scheletri. Quindi prima che cala di nuovo la notte dobbiamo attrezzarci per bene. Allora ci facciamo l'ascia innanzitutto. Voilà. E visto che abbiamo la possibilità, ci craftiamo anche la torcia. Servono piante rampicanti. Ok. Baule, piante rampicanti. Torcia per tre, tra l'altro. Quindi ce ne crea tre assieme, con una botta, probabilmente. Sì. Crea luce e una piccola quantità di calore. Di grande aiuto nell'esplorazione delle caverne. Ci sono pure le caverne, no? Beh, raga. Ma sto gioco a me mi sta... mi sta intrigando, sapete? Ci bruciamo se andiamo sul fuoco? No, meno male. Allora, dunque, mo che abbiamo questi strumenti, praticamente, mi servirebbe però qualche cosa per difendermi, perché, ok, accetta, non so quanto possa fare male, eh. Però intanto possiamo distruggere gli alberi, giusto? Sì, vai. Meno male, adesso legna a quantità industriale. Ah, casca proprio il tronco tipo Valheim. Mi piace sta cosa. Hanno preso spunto da quello, rimane pure il ceppo qua. Lo possiamo distruggere, però forse lasciandolo ricresce l'albero. Proviamo a lasciarlo, va. Non si sa mai. Ok. Mamma mia. Ah, con l'accetta abbiamo svoltato, raga. Giustamente vedo si danneggiano gli attrezzi. Ok, bisognerà ripararli. Col piccone possiamo invece, appunto, rompere le rocce. Voilà. Raccogliamo tutto il granito che possiamo, vai. Tanto si... Oddio. Oh, porca. Più appicconate. Non fa tanto male il piccone. Accetta. Accetta un po' di più. Che possiamo fare? Segheria grill. Facciamoci il grill per cucinare la carne, raga. Carne cotta, sicuramente il cibo migliore. Così lo posso mettere? Mettiamolo così. Allora, usa grill. Carne alla griglia, attenzione. Pannocchia di mais. Possiamo anche cucinare le pannocchie mentre uovo fritto. Perfetto, attenzione. Attenzione, attenzione. Allora, dov'è il baule? Qua. Andiamo a cucinare un po' di roba, va. Usa grill. Allora, carne alla griglia, vai. Assegna ricetta. Ah, poi? Acqua sopra, forse?
Ah, ok, perfetto. Ah, quindi possiamo mettere in coda anche diverse cose da realizzare e le fa tipo in automatico. Perfetto, va bene. Allora, ci cuciniamo il cosciotto e ci cuciniamo le pannocchie. Quindi cambia ricetta. Boom, perfetto. Ok, mentre cucina le pannocchie, vediamo che altro possiamo fare. Segheria, serviva altro granito. E allora lo prendiamo. Mentre le mucozze che cosa ci danno? Beh, il latte, presumo, no? Coccola. Ok, raga, ma scusate, ma se ho le coccole all'infinito? Ah, beh, sono furbi, raga, lo danno solo una volta il latte. Sì, ma cioè, il fatto di averle selvatiche presumo che eviti di doverle allevare, no? Cioè, nel senso, io ce l'ho qua. Però voi direte, giustamente, beh, se ti fai un allevamento ce n'hai un botto, giustamente, ok? Vabbè, vabbè, tanto sfruttiamo queste selvatiche che ci danno il latte. Beh, io direi che cibo ne abbiamo in quantità industriale, raga. Prendiamoci anche queste zucche e boh. Secondo me basta. C'è un'altra casetta qua, attenzione. Carina pure questa. Mica male. Ma tutte queste robe qua non si possono tipo... No. Possono solo distruggere. Qui c'è un altro garage. Molto simile a quello che abbiamo noi in casa. Altro mais. Semi di zucca. E lana. Ok, si trovano quindi queste case random qua in giro con della roba. Questo raccogli? No, stavolta non lancio niente. Quanto pesa, raga, porca miseria. Stavolta non lancio niente. Come si fa a mollare a terra? Oddio, raga. Lo devo per forza lanciare? Porca. No, vabbè, raga, ma è bellissimo. Potete demolire tutto. Guardate i pezzi di Lego che esplodono. No, vabbè. Va bene, basta, basta, basta giocare. Qui c'è altra roba. Allora, sì, ma io voglio difendermi però, prima che cali la notte, eh. Quindi torniamocene di lato, abbiamo le nostre cose. Devo capire come farci delle armi. Ma c'è una caverna laggiù? Raga, quella è una caverna. Interessante. Allora, qui le pannocchie sono fatte. Spero non si siano, tipo, carbonizzate. No. Perfetto, possiamo farci uovo. Uovo fritto, ok. Vediamo un po' i nuovi cibi che abbiamo creato. Allora, la carne. Mangia per curarti e ridurre la fame. Ah, questa ci ristora 2 cuoricini e 8 di fame. La zucca un cuoricino e 5 di fame. La pannocchia normale un cuoricino e 3 di fame. Certo, quindi la roba cucinata ovviamente è la migliore. La pannocchia cotta 3 cuori. E ci dà anche un bonus? A quanto pare. L'uovo addirittura. Prendiamocelo. Cosa ci dà l'uovo? 5 cuori e 2 minuti di... Secondo me quel simbolo è tipo che ci dà più energia, eh? Presumo, da quello che vedo. Sì, vabbè, ma scusate, io voglio farmi la roba da guerra. Dove si trova? Forse tocca fare la segheria prima? O il capanno? Vabbè, forse dobbiamo fare quest'altre cose prima di sbloccare il resto. Quindi ci serve del granito. Ah, però abbiamo la torcia, giusto? Ok. Voilà. Allora, mi serve del granito. Vediamo un po' se troviamo una roccetta. Eccola qua. Vai, spacca tutto. Un ragnetto. Ah, ho capito, i ragnetti appaiono sotto le rocce. Praticamente quando le raccogliete. Ok. Aiuto, scheletro. Punto di domanda? Ok, forse se non ci avviciniamo troppo non ci nota. Perfetto. Anche se in realtà prima sono venuti loro a cercarmi, devo essere sincero. Allora, creiamoci sta segheria e vediamo se ci sblocca qualche altra cosa. La segheria ce la mettiamo. Non è che c'ho tantissimo spazio dentro sta casa, eh? Vabbè, io direi qua ci sta. Perfetto. Verga di legno sbloccata. Ah sì, ok. Assegna ricetta, ok. Allora, facciamoci qualche asse. Vediamo se ci sblocca qualche nuovo strumento. Ci facciamo sia queste che verga di legno. Potrebbero sbloccarci qualcosa, raga. Allora, cambia ricetta, vai. Quindi sempre dal legno possiamo farci queste verghe. Perfetto. Voilà. Ok, non abbiamo sbloccato nulla di nuovo. Proviamo ad andare al banco di creazione. Vedo già un badile qua, raga. Badile di base ideale per lavorare la terra. No, io non voglio lavorare la terra, voglio menare. Ah, ecco, vedete qua sopra? Spada. Attenzione, spada corta. E scudo da cavaliere.
Ecco, questi ci servono. Allora, verga e assi e spago. Porca miseria. Allora, lo spago non so come si fa, ma la verga la possiamo fare, quindi. Riandiamo nella segheria. Verga di legno. Facciamocene 5. Dai, 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 prima che arrivano quei maledetti scheletri, forza. Brigate. Arcolaio abbiamo sbloccato. Così. Da nulla. E cosa fa l'arcolaio? Fila oggetti come filo e corda. Ah, ecco, questo ci permette di creare quella cosa lì. Perfetto. Per farci lo scudo. Ma serve un botto di roba, raga. Assi, verga, legno e artiglio del lupo. Artiglio del lupo mi sembra un po' complicato da prendere. Comunque. Ora che abbiamo ste verghe, possiamo farci finalmente la spada. Eccola qua. Oh, raga. Adesso mi sento un po' più tranquillo, eh. Dove me l'hai messa la spada? No, allora la spada mettiamo qua. Ok, poi ci mettiamo accetta piccone, torcia. Questo forse è lo slot aggiuntivo per metterci le cose. Proviamo. Mettiamoci le pannocchie e i lamponi. Ah, sì, perfetto. Ok, ok, quello slot è... ci permette di avere la torcia su un'altra mano praticamente. Barra rapida e mano secondaria, sì. Ok, c'era anche scritto in realtà. Ok, adesso siamo molto più tranquilli. Io tipo sti polli però li posso anche uccidere, giusto? Che mi ha lasciato piuma. Forse non so se convenga tanto ucciderli perché potrebbero non respawnare. Vediamo un attimino che cosa troviamo in giro. Diamo un'occhiata, raga, che dite? È troppo presto? Ma sì, entriamo. Vediamo un po' che si nasconde all'interno, va. Entra. Bioma caverna. Molto bella l'ambientazione delle grotte, oh. Ok. Allora, vabbè. Ci sono anche abbastanza risorse, quindi è buono anche per farmare. Ci sono i funghetti, attenzione. Se li rompiamo, che mi danno? Fungo succoso, un ingrediente da cucina che si trova spesso nelle caverne. Ah. Prendiamocene un po', visto che ci siamo, raga. Voilà. Oh. Ce ne sono un botto di sicuro. Oddio! Ma che è? Porca! No! No, no, no! Via, 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 via! Raga, era decisamente troppo forte per noi quel mostro, mi sa, eh? Fuggi, 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 fuggi! Ok. Allora, per esplorare le caverne, a quanto pare, è meglio attrezzarci per bene. No, 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 no. Ok, ci serve almeno lo scudo. E magari sblocchiamo anche qualche... boh, armatura? Non lo so. Sicuramente qualche cosa di più potente la sblocchiamo. Per il momento ci abbiamo tutti gli attrezzi iniziali, spada, piccone, accetta, tutto. E abbiamo anche un posto qua dove craftare le prime cose. Non è la nostra casa dei sogni, come potete vedere, anzi è abbastanza diroccata, però è un buon punto di partenza. A me un po' m'attira, almeno a vedere che cosa altro c'è in questo gioco, eh. Perché comunque è interessante, c'è anche da esplorare le caverne, vedere che cosa si nasconde dentro e anche costruirci qualcosa, perché secondo me, essendo un gioco Lego, appunto, le costruzioni è interessante farle. Non lo so, fatemi sapere se vi piace, io sinceramente qualche altro piccolo episodio ce lo farei. Detto ciò, raga, allora vi ringrazio per la visione, come sempre, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi, forse, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!